C'è un bene primario che è quello della casa, dove certo. Vivere, dove portare avanti le nostre famiglie, e spesso questo bene viene disatteso. Certo, questo è un grave problema, l'emergenza abitativa, che è un diritto acquisito come cittadini, come consumatori, che però lo stiamo perdendo in tutti i casi. Abbiamo una forte percentuale di sfratti per morosità, per cui hanno questo bisogno, morosità incolpevole, perché si perde il lavoro e si perde la casa di conseguenza, e dunque sono persone che hanno bisogno di un'assistenza. E poi a Salerno abbiamo pure un grosso problema, che è l'housing sociale, quelle case che sono state date pure con un bando del comune, affitto sociale, che in effetti però le tabelle sono molto maggiorate, per cui queste persone si trovano per esempio a pagare un fitto più alto di quello del mercato, e questa è una lotta che noi inizieremo adesso, proprio perché è inammissibile che in case che sono dette fitto sociale, hanno partecipato a un bando del comune, si paghi di più che se vai sul mercato privato. E tutte queste anomalie, perché sono delle vere e proprie anomalie, che ci sono in città, bisogna combatterle sì come consumatori, ma proprio come cittadini e come acquisizione di diritti che ci stanno togliendo. Noi stiamo tutelando alcuni cittadini e saremo anche oggi, diciamo, in maniera ideale, siamo alla manifestazione a Napoli, regionale che si sta svolgendo in queste ore, e dove aderiamo come Help Tutela e Sostegno dei Consumatori, a tutela di tutti quei cittadini che sul diritto fondamentale, il diritto pubblico che deve essere la fornitura dell'acqua, ci sono invece magagne e comportamenti scorretti. Noi siamo un'associazione che nasce a Salerno come sede legale, ma che si estende un po' su tutto il territorio. La prima sede che apriremo subito dopo di noi, il 31 di gennaio, è Sarno, poi c'è Napoli al centro direzionale con dei responsabili che poi diremo in conferenza stampa, poi c'è la sede che apriremo a Caserta e in varie parti di Appadula. Insomma, il primo obiettivo è nei primi 6 mesi di attività di arrivare nelle 5 province della regione Campania. L'obiettivo è, attraverso un percorso diciamo previsto dalla legge, di arrivare a iscriverci nell'albo nazionale delle associazioni dei consumatori. Le materie diciamo sono tante, oggi più che mai, soprattutto gli enti pubblici o privati che gestiscono servizi pubblici tendono a creare disservizi e a creare problematiche serie ai cittadini, dalla questione delle tasse, quindi Equitalia, delle cartelle che spesso sono inesatte e sono vessatorie nei confronti dei cittadini, per passare a tutte le questioni legate diciamo alle cose un po' più banali, ma comunque che rovinano la qualità della vita, delle vacanze rovinate, tutte le questioni legate alla malasanità, alle assicurazioni delle banche, spesso anche per avere una sorta di la trasparenza nell'uso del proprio conto delle banche, non c'è trasparenza, e noi ci batteremo e siamo a fianco. Partiamo da un'esperienza regressa che comunque abbiamo fatto più locale, ma i temi sono tanti. La scommessa, il sogno è quella di creare un'associazione nazionale che, attraverso consulenze innanzitutto gratuite, con persone, che professionisti che hanno dato la loro disponibilità a sostenere i consumatori, si occuperanno delle analisi ambientali, soprattutto non saranno solamente avvocati, ma saranno anche liberi professionisti nelle varie materie che andiamo ad affrontare. Un rappresentante un po' del mondo vegano che ci darà anche, diciamo, una mano e sarà anche sul sito, una vera e propria rubrica sul mondo vegetariano e vegano, sull'alimentazione. Perché anche quello, l'alimentazione, le etichette e l'uso che se ne fa, il rischio che abbiamo sul territorio, per esempio con un accordo che si sta chiudendo a livello mondiale con gli Stati Uniti, entreranno sul territorio, nel paese Italia,
le carni americane che sono piene di antibiotici, piene di prodotti OGM, e noi combatteremo e sicuramente saremo in prima fila. Ultimo e non per importanza sarà la tutela dei trasporti pubblici. Negli ultimi 5 anni, da quando c'è la crisi, abbiamo visto il taglio vertiginoso di tutti i servizi pubblici, dagli autobus, con il rischio di fallimento delle società che gestiscono il servizio pubblico, a il Trenitalia. Il 24 gennaio saremo a Nocera insieme al Comitato Pendolari dell'Agro Nocera Sarnese a manifestare per ristabilire la linea Napoli-Salerno passando per Nocera. Purtroppo non tutti sanno che Nocera è stata isolata, tutta la zona di Nocera, Pagani, Vietri, Cava, tutta la vecchia linea che portava attraversare la Nocera Sarnese è stata tagliata fuori, sia per la frana che c'è stata a Portici, che in maniera vergognosa è un anno e più e non viene risolta, ma soprattutto come scelta di Trenitalia. Probabilmente questa è un'illazione, ma è un cattivo pensiero, ma a pensare male a volte si per tagliare fuori la concorrenza si sta spostando tutta la linea sulla linea veloce sul Monte Vesuvio senza passare più per la Croncino Sarnese, quindi tagliando fuori mezzo milioni di salernitani dal diritto al trasporto pubblico. Noi saremo il 24 a Nocera a manifestare come Help Tutela e Assessore dei Consumatori e saremo accanto a tutti gli utenti che vorranno essere difesi da noi per ripristinare diritti fondamentali. Difendere come consumatori innanzitutto dagli enti pubblici e da quelli che gestiscono servizi pubblici, oltre che dai privati, che quello era storia, diciamo, perché spesso quando arrivano a ognuno di noi, faccio esempi concreti, cartelle ci arrivano oppure ci troviamo con i trasporti che i pullman ormai non rispettano più le corse, una serie di diritti dall'acqua pubblica ai trasporti, passando per la sanità, eccetera eccetera, sono stati messi in discussione, vengono messi in discussione, quindi creare un'associazione che avesse la spinta poi di diventare dalla regione Campania, da Salerno, come abbiamo una sede a Sarno con l'avvocato Rosario D'Angelo che sta qui, e abbiamo una serie di sedi che stiamo chiudendo accordi per aprirle, perché c'è questa esigenza, abbiamo colto, diciamo, l'esigenza di metterci insieme per aiutare a ripristinare spesso dei diritti. Oggi idealmente siamo a Napoli come associazione, purtroppo avevamo già fissato la data dell'apertura quando abbiamo saputo della manifestazione, una manifestazione regionale sull'acqua pubblica, che nonostante, diciamo, il referendum a cui io personalmente e tanti di noi abbiamo partecipato a raccogliere le firme e che gli italiani hanno, come la Gori, che è che è imputata, diciamo, sul tavolo degli imputati, come, e usiamo una parola benevole, di servizi ai cittadini, con cartelle abusi, con cartelle, diciamo, folli e con richieste assurde su un bene che doveva essere, per la nostra Costituzione lo è, fondiamo con i comitati acqua pubblica di tutta la regione Campania che oggi manifestano a Napoli. Come saremo, e lo voglio dire, saremo il 24 gennaio come Help Tutela e Sostegno dei Consumatori a Nocera, perché si è consumata sulla nostra testa e non ci accorgiamo neanche, è stata annullata tutti i treni che vengono da, cioè, è quindi una follia per i consumatori e per gli utenti, per i propri figli, e deve, diciamo, fare un viaggio della speranza. Così anche venendo da Napoli non ci sono più treni. Questo non tenere follia, quella porcata, vorrei dire, gravissima, che si è consumata, che con coincidenza quasi e c'è stato il crollo di quel palazzo, di quella palazzina storica, proprio quando è diventata privata, quando l'ha acquistato un privato poche settimane dopo, e che ha fatto di saturare la linea alta velocità per impedire ai concorrenti come Italo e così via, probabilmente questo è il motivo, di allargarsi e di chiedere altre tratte su quella, a danni di mezzo milione di cristiani, perché quelli di Nocera, tutto il
il comprensorio di quell'area sono mezzo milione di, diciamo, mettere insieme, mettere i cittadini insieme per dare una voce e per essere più forti, perché ci siamo resi conti che se diciamo come iniziativa già concreta che faremo, ma non per importanza, lunedì saremo con il comitato, con l'associazione Salute e Vita al presidio, al sotto il tribunale, perché lì c'è un altro diritto fondamentale che in questa città in particolare da 50 anni, da 40 anni, in quell'area, nella Valle dell'Irno, che anche lì comprende centinaia e centinaia